Sì, buongiorno signore, sono Mandarà. Signor Mandarà, buongiorno. Buongiorno signore, io la informo che questa telefonata è registrata, la sto registrando. Mi dica pure. Signor Mandarà, che cosa... Intanto vorrei cortesemente ricordarle... Lei mi deve ricordare il cognome e il nome, un attimo solo che controllo perché l'ho cercata, signor Mandarà. Sì, io mi chiamo Salvatore Mandarà. È cointestato per caso? Ho un rapporto cointestato? Sì, è cointestato, sì. Con? Non lo so perché io ne ho due di mutui con Unicredit, quindi non so lei se mi sta chiamando per uno o per l'altro. Potrebbe essere con... oppure con... Aspetti, la... mi dice... Mandarà. Signor Mandarà, le posso chiedere perché sta registrando la telefonata? Sì, sto registrando la telefonata per avere poi una prova di tutto quello che viene detto, perché io sto redigendo un atto di citazione per il tribunale e quindi voglio avere... Per chi? Nei confronti di chi? Nei confronti del signor Federico Ghizzoni, del signor... e di tutte le altre persone che stanno avendo a che fare con me in questo rapporto difficile, complicato. Infatti io le vorrei fare una domanda, se mi permette. Lei è stata informata dal signor di tutto lo scambio epistolare che c'è stato fra di noi da febbraio a oggi? Customer Satisfaction and Claims della sede di Brescia. No. Quindi lei non è, lei è all'oscuro e all'oscuro. Sì. Visto che la sua telefonata è registrata, io non so neanche se posso continuare a parlare con lei. Ah. Per un semplice motivo, io la contatto per una questione, se lei poi ha altre questioni per cui ha iniziato delle procedure di citazione nei confronti delle persone, mi consenta. Sì. Infatti io l'ho richiamata, io... Sì, guardi. Ora mi ricordo qualche cosa che lei mi ha detto di avere una corrispondenza con l'ufficio di Brescia. Esatto, perché io... Dove ha revocato la possibilità di essere contattato. Perfettamente, perfettamente. Quindi io l'ho voluta richiamare, visto che lei probabilmente appunto non era a conoscenza non è a conoscenza ancora degli scambi epistolari che intercorrono da febbraio del 2014 fino a oggi. Ho ricevuto l'ultima lettera dal signor... proprio stamattina, o perlomeno l'ho ritirata stamattina, l'ho ricevuta ieri, e allora dico, io almeno una volta a questa signora che cerca di chiamarmi devo spiegarle come stanno le cose, e poi lei deciderà se continuare a contattarmi oppure no, anche perché ho fatto la stessa cosa anche con un'altra signora, fra l'altro di una ditta esterna, per un altro mutuo, sempre con Unicredit, e ci siamo sentiti ieri l'altro, le ho spiegato come stanno le cose, le ho detto, guardi, io la ringrazio molto, io chiudo immediatamente la pratica. Giustamente lei ha voluto, diciamo, uscirsene da questa situazione. Allora, io le voglio dire chiaramente e pacatamente come stanno le cose. Allora, io a febbraio ho mandato una prima lettera alla sede dove io ho aperto il mutuo, ok? E anche, alla sede centrale, insomma, dove dicevo che avevo alcuni dubbi su alcuni dettagli che riguardavano il contratto di mutuo e chiedevo gentilmente di darmi delle risposte a tutta una serie di domande. La banca mi ha risposto, prima in modo interlocutorio dicendo che aveva bisogno di tempo e poi mi ha risposto dicendo che loro hanno rispettato tutte le leggi tempo per tempo vigenti, quindi che il mutuo era a posto e io dovevo continuare a pagare senza dire nulla. Allora io a quel punto ho risposto di nuovo e ho detto, guardi, io le ho fatto alcune domande, per la precisione 16 domande. Lei non ha risposto a nessuna di queste 16 domande, dice solo che secondo lei è tutto a posto. Allora, insomma, è tutta una serie di... Ho mandato quindi questa seconda lettera, alla quale loro hanno risposto dicendo che era tutto a posto, in modo generico. Io ho mandato una terza lettera dicendo, scusi, ma lei invece di dire che è tutto a posto, perché non entra nel merito? Mi risponda per favore alle domande che io le sto facendo. Io sono un cliente e il cliente, se ha dei dubbi, ha diritto di chiedere spiegazioni al fornitore. E invece loro rispondono sempre allo stesso modo. Io allora già nella terza lettera avevo detto che in assenza di domande mi sarei rivolto al tribunale.
e loro comunque insistono in assenza di risposta. Sì, cos'è che ho detto? Ho sbagliato? Ho detto una cosa diversa? No, ho detto domanda. Ah, vabbè, sì, ok, mi scusi, in assenza di risposta. No, era perché ha ragione, la ringrazio per la ringrazio per la correzione. Quindi ho detto in assenza di risposte mi sarei rivolto al tribunale. Ciò nonostante ho detto, siccome qualunque giudice dice ma lei è sicuro di aver provato tutto in tutti i modi di arrivare a una soluzione bonaria, ho mandato una quarta lettera anche se non era necessaria e la risposta di oggi, guardi, è proprio di un arrogante infinito, guardi, gliela leggo, sono due righe, ecco. Guardi, le dico, tanto sono tre righe, mi consento ormai di rubarle altri due minuti, il suo collega... Si mi dice, facciamo seguito alla sua ulteriore comunicazione del 1 agosto. Stiamo parlando sempre della persona, del collega di Brescia. Di Brescia. Sì. Del Customer Satisfaction e Claims Lombardia, sì. Quindi. Facciamo seguito all'ulteriore sua comunicazione del 1 agosto inviata per il finanziamento in oggetto. Confermando quanto precedentemente comunicato con le nostre del 6 marzo, 5 maggio... con le nostre del 6 marzo 5 maggio il cui contenuto si ritiene qui integralmente riportato, la informiamo che non daremo, ecco questa è la frase veramente che il giudice prenderà in seria considerazione, le confermiamo che non daremo seguito ad ulteriori sue comunicazioni dello stesso tenore, non rilevando elementi utili a definire la situazione. E io le ribadisco che nei miei quattro tentativi di invio di lettere avevo detto semplicemente la prego di rispondere a queste domande. Loro non rispondono, però addirittura si dice, pretende, fa capire che insomma è scocciato, ecco, da questo invio di lettere, di tentativi da parte mia. Quindi a questo punto io non posso fare altro che andare da una terza parte e dire adesso, caro giudice, mi devi dire se le mie richieste sono legittime oppure no e se il fatto che la banca non desideri rispondermi è legittimo oppure no. E non daremo seguito a qualsiasi altra sua domanda? A qualsiasi altra... allora, non daremo seguito ad ulteriori sue comunicazioni dello stesso tenore, non rilevando elementi utili a definire la situazione. Allora, quando poi mi telefona una volta una signora di una ditta esterna per proporre agevolazioni, o un'altra volta lei, signora gentilissima peraltro, per propormi agevolazioni, ma se queste due persone che sono stipendiate, fanno il loro lavoro onestamente, non sono messe a conoscenza di tutto quello che è intercorso per lettera con il signor, fra l'altro in queste lettere io ho detto, per cortesia, vogliate scambiare informazioni con me esclusivamente per iscritto con raccomandata. Sì, per questo me l'ha detto nel suo primo contatto. Ecco, invece io loro... ho spiegato che non potevo... Io non posso, cioè... Vabbè, l'agenzia, tra l'altro lei non ha il conto corrente, ha il conto corrente presso di noi, mi scusi. Ma io ho il conto corrente, ma non presso Palermo, quindi infatti mi chiedo come mai disturbano lei a Palermo. Presso Unicredit. Sì, certo, io ho un conto corrente, nella fattispecie presso Fineco, che comunque fa parte del gruppo Unicredit. Sì. Ma non è Unicredit, è gruppo Unicredit. Quindi è presso Unicredit, no, non lo vedo io per questo, non essendo Unicredit non vedo il conto. Io però non capisco perché è chiaro, se lei si è mossa a cercare di contattarmi è perché qualcuno gliel'avrà chiesto, non è che lei si alza una mattina. Perché lei ha una posizione debitoria di un certo tipo. Va bene, ma perché si scomoda lei da Palermo visto che io risiedo in Lombardia? No, ma non è un problema di localizzazione, perché queste cose le facciamo anche telefonicamente, sono state tolte alle filiali e accentrate a un ufficio che se ne occupa in direzione. Poi dove sia collocato l'ufficio poco importa. Ok, quindi lei lavora per conto della direzione? Io lavoro per conto di Unicredit, non lavoro di certo. No, vabbè, per quanto mi riguarda è d'accordo, però siccome ci sono sportelli in tutta Italia... No, non sono fisicamente in agenzia. Ho capito. Quindi lei comunque, indipendentemente dal fatto che lei si trovi a Palermo, comunque lei lavora per conto di Unicredit direzione. Certo.
Ho capito. Beh, però a maggior ragione, visto che lei lavora con la direzione. In questo caso siamo customer recovery ed è il recupero bonario delle posizioni debitorie. Ho capito. E poi ci sono il recupero che è il recupero crediti. Sì. Che è un'altra cosa che si parla di contenzioso. Sì. Noi siamo nella fase pregress. Sì. Prima, sì. Dove si trovano delle soluzioni. Come lei ha parlato con la signora, però quella è la società esterna. Sì, quella è una società esterna che ha avuto un incarico il 2 settembre per cercare di recuperare questo. Io però nel momento in cui le ho spiegato tutte le lettere intercorse, ho detto guardi, la ringrazio molto, io chiudo la posizione immediatamente. E io ho detto, guarda, io glielo consiglio, anche perché altrimenti, quando farò la citazione, è già quasi scritta, insomma, nei prossimi giorni presenterò la citazione al tribunale, se lei non chiudesse la posizione dovrei citare anche lei. Ho detto, no, guardi, io non ero informato, adesso lei mi ha informato, la chiudiamo qui. Quindi, ed è veramente, come cliente, onestamente, mi fa sentire particolarmente frustrato. Mi esimo da qualsiasi commento, sì. Anche perché non conoscendo il tenore delle domande né delle risposte, certo. Chiaramente la customer per risponderle in un certo modo avrà magari ravveduto alcune cose che io non so, dovrei certamente vedere le lettere per capire se il tomo è congruo o non congruo, nel senso che se è stato magari più volte ribadito lo stesso concetto, è un problema di provare a capirsi. Ma ecco, mi scusi, se io se lei ha tempo, gliele posso anche leggere quali sono le domande che ho posto, no, scritte in una di queste lettere. Comunque io ho fatto una serie di domande. Il mio contatto, come l'ho detto già l'altra volta, sì. Era per capire se aveva una posizione di difficoltà economica e finanziaria, per cui in questo momento Unicredit offre delle possibilità. Allora, io... vedendo che lei non ha questo... Io purtroppo questa problematica ce l'ho anche, però questa è un aggravante. Le sto volendo dire queste cose personali solo perché lei è una persona gentile e quindi mi sembra corretto, visto che non è stato informato opportunamente, darle queste informazioni. Ovviamente io non sarei tenuto a dargliele. Quindi, niente. Allora, io comunque ho fatto delle domande che come cliente ritengo legittimo, perché mi sono venute alcuni dubbi sulle modalità con cui è stato fatto questo mutuo, sul calcolo degli interessi. Mi scusi, ma lei ha un contratto? Sì. Questo contratto, se lo prenda, se lo legga sì. Attentamente, sì. Con i riferimenti normativi del tempo, del caso in cui quando l'ha fatto, sì. C'è stato, e vede un attimo, ci sono ad oggi mezzi per vedere quali sono le problematiche, se veramente ci sono o meno. Ma è esattamente per questo che io ho mandato questa lettera con richiesta di chiarimento, perché ho fatto anche valutare il contratto e anche il piano di ammortamento e mi è stato riferito da un ente specializzato in questo tipo di analisi che nel mio contratto c'è usura oggettiva e anatocismo. Ma questi sono due di tanti altri problemi, ce ne sono tanti altri che non lo sto qui a citare. Allora io, se faccio 16 domande alla banca e la banca, anziché rispondere alle 16 domande, mi dice in modo sintetico abbiamo controllato, è tutto a posto, abbiamo rispettato le norme tempo per tempo vigenti, capisce che questo è un cortocircuito, perché non mi dà una risposta. Allora mando la seconda lettera e dico guardi, lei mi dice che ha rispettato le leggi tempo per tempo vigenti, ma io le ho fatto 16 domande. Vuole avere la gentilezza di rispondermi a tutte queste domande? Non mi hanno mai risposto. Come, scusi? La customer l'ultima lettera gliel'ho mandata ora. L'ultima è proprio, l'ho ricevuta, mi è arrivata ieri, l'ho ritirata oggi, sì, proprio fresca, l'ultima, sì, quella che le ho letto. Quindi loro proprio con me non vogliono comunicare, perché quello, diciamo, ma questo lo capisco, perché fa parte proprio dell'immaginario collettivo, cioè la banca è padrona del mondo, tu sei un povero cittadino che devi sottostare, punto. Non ti rispondo, non prendo neanche in considerazione le tue richieste. Io lo capisco che la banca si è sempre comportata in questo modo, e anch'io fino a 2-3 anni fa pensavo che la banca, oddio, la banca mi ha scritto, e se in ritardo di un giorno a pagare il mutuo cosa succede? Adesso ho aperto gli occhi, ho studiato, mi sono documentato e sono pronto ad andare dal giudice. Io le dico,
citerò Federico Ghizzoni anche in sede penale per falso in bilancio, perché la banca per cui le lavora ha occultato nei bilanci 500 miliardi di euro solo nel 2013. Capisci? Stiamo parlando di cose grosse. Quindi, poi non lo so la magistratura cosa deciderà di fare, ma io comunque denuncerò l'amministratore delegato Federico Ghizzoni per falso in bilancio e per tanti altri reati più o meno gravi. Quindi, il fatto poi che io abbia anche delle difficoltà economiche che non mi mettono in condizioni di pagare le rate, quello è un discorso, diciamo, che aggiunge alla frustrazione un dato oggettivo. Certo. Ma c'è comunque, c'è anche la frustrazione del fatto che la banca non è Dio, la banca è un ente, un fornitore di un cliente. Allora, se il cliente ti fa delle domande in modo gentile, la banca dovrebbe avere la gentilezza di rispondere a queste domande. Il fatto che risponda sempre allo stesso modo, probabilmente cambia solo la data nelle lettere. Ribadiamo quanto detto nella lettera precedente. Cioè, a me sembra, mi scusi, una presa in giro. Allora, a questo punto, l'ultima lettera, quest'ultima, guardi, vale veramente tanto oro quanto pesa, l'ultima di che ho ricevuto oggi da parte del signor perché addirittura proprio dice che adesso non risponderanno più, cioè, quindi dimostra proprio un'area scocciata. Allora io dirò al giudice: veda, signor giudice, io ho fatto ben 4 tentativi, non uno solo, 1, 2, 3, e il quarto che proprio non è, perché io già nella terza lettera avevo detto: guardi che se non mi risponde io farò un atto di citazione. E lui mi ha risposto di nuovo confermando che è tutto come le lettere precedenti. Al che io gli ho risposto ancora una volta dicendo: questo è l'ultimo avvertimento, la prego di rispondermi entrando nel merito delle mie domande, mi vuole rispondere? E lui mi risponde ribadendo di nuovo e dicendo anche che non mi risponderà più. A questo punto voglio vedere quale giudice non dice: signor Mandarà, lei rasenta la santità. Voglio proprio vedere cosa mi dice il giudice. E lo vedrò molto presto, perché, ripeto, sta partendo un atto di citazione in sede civile e una denuncia alla Procura della Repubblica in sede penale. E ci divertiamo al tribunale col signor e col signor Ghizzoni. Signor Mandarà, io lo saluto. Io la saluto e la ringrazio. Posso a questo punto... Non mi sentirà più. Ecco, perfetto. Ne ero certo. Io le auguro buon lavoro e buona giornata. Grazie a lei. Salve, buongiorno. Buongiorno.